È Vallefoglia il primo comune scelto in questa lunga staffetta dell'iniziativa di Pesaro 2024, 50x50 Capitali al Quadrato. E l'ha fatto in grande stile, inaugurando il nuovo teatro auditorium Giovanni Santi. Un battesimo particolare nato sotto un'aurea presidenziale, perché a tagliare il nastro è stato proprio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il giorno della cerimonia ufficiale di Pesaro 2024. Per noi un'occasione importante, per la provincia, per le Marche, per l'Italia. Pesaro, capitale della cultura italiana, noi apriamo la prima settimana, abbiamo avuto visita del Presidente della Repubblica, quindi siamo pieni di orgoglio, di gioia, di felicità. E questa sera è la prima sera alle 18, poi da domani sera tutte le sere fino a sabato alle 21, si riconcluderà domenica sempre alle 18. È un luogo importante per la musica, per il cinema, per il teatro. Qui c'erano tanti cinema che oggi non ci sono più, e quindi è, diciamo, in un bacino di oltre 50.000 abitanti, serve più comuni, e un orgoglio per tutta la vallata. E l'orgoglio è stato culminato dalla presenza del Presidente della Repubblica, dal Ministro, da tutte le autorità, quindi siamo certamente molto orgogliosi. Qui si possono fare tutte le cose dentro le norme dei 336 posti, e ovviamente sarà utilizzato, stiamo adottando un regolamento, stiamo facendo la programmazione annuale, in maniera tale che tutto sia nella soddisfazione di un sistema produttivo, delle attività culturali, musicali e così via. Qui era una comunità molto laboriosa, la Valle del Fare, come l'abbiamo chiamata, della laboriosità di tutti loro. È chiaro che avevano solo il lavoro, avevano solo le fabbriche. Oggi, oltre le nascite di tanti bambini, tanti ragazzi un po' in controtendenza, hanno anche i luoghi della cultura, della musica, del cinema, e credo che sia una cosa molto positiva. Partire da Vallefoglia era una garanzia, tant'è che poi c'è stata una osmosi già dall'inizio, perché la stessa cerimonia del 20 è stata preceduta dal passaggio di Mattarella proprio qua, proprio per il motivo del teatro per cui siamo qua oggi, e che soprattutto Vallefoglia avrebbe raccolto l'onere e l'onore di aprire questa serie importantissima di settimane che condividono spazialmente e temporalmente con Pesaro l'idea di capitale, e averlo fatto in un luogo simbolo come un teatro restituito, anzi costruito appunto per la comunità che va oltre quella della sola città di Vallefoglia, è un grosso sforzo di generosità oltre che di efficienza che il comune, voglio ringraziare Sina Cucchielli in particolar modo, è riuscito a mettere in campo. Quindi per noi, insomma, era il miglior partner con cui immaginare questo percorso. Segna una linea, diciamo, anche un livello non facile da tenere per tutti gli altri comuni che seguiranno, ma è anche l'insegna di una competizione positiva e creativa che è stato pensato questo progetto di 50x50, quindi godiamoci questa seconda inaugurazione, proprio il caso di dirlo, questo avvio di settimana che riserverà tanti altri momenti preziosi qui a teatro. Favola musicale di Mario Totaro, che è, diciamo, anche un messaggio ambientato idealmente in Perù, potrebbe essere ambientato nelle nostre colline, nelle nostre montagne, che tiene insieme poesia, natura, ecologia, e anche un messaggio positivo e di speranza, e soprattutto è stato realizzato con più generazioni, insomma, all'opera. Era il caso di dirlo, insomma, era veramente anche simbolicamente il miglior avvio di questo progetto distribuito nel territorio. 260 metri di platea, 400 sedute, 100 metri di palco. La scelta di un teatro polifunzionale progettato dall'architetto Fabio Pradarelli è una struttura double face che può diventare cinema e sala congressi. In questa giornata di festoso orgoglio non è mancato il sentito ricordo del compianto maestro Michele Antonelli, che ha partecipato alla realizzazione del progetto del teatro, al quale è dedicata una targa all'interno dello stesso. Abbiamo dedicato all'ingresso del teatro Michele Antonelli, era, che ha girato tutto il mondo, era residente a Montecchio, quindi per noi è anche un orgoglio anche quello.